presidio di legalità che invece è diventato proprio lo spettro di un, diciamo, di attività illegali e non accettabili da parte di appartenenti alle forze di polizia. Piacenza Levante è un simbolo negativo, ma bisogna guardare avanti. Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese da Sorbolo, in provincia di Parma, ha commentato quanto accaduto nella città confinante. Però vorrei anche dire che l'attività di un nucleo di persone che non è degno di far parte dell'arma dei carabinieri non può minare quella che è l'opinione che tutti abbiamo dell'arma dei carabinieri, che è un'istituzione sana. Il ministro ha partecipato alla consegna di 5 appartamenti confiscati alla 'ndrangheta. Fanno parte della lottizzazione Sorbolo, un affare in cui lo stesso boss Nicolino Grande Aracri aveva investito denaro spedito al nord in sacchi neri dell'immondizia. Ora sono stati destinati a famiglie in difficoltà a causa del Covid. 2 anni fa altri immobili erano stati assegnati alla Guardia di Finanza. E questo secondo me è il segnale migliore, sottrarre beni alla criminalità organizzata per rimetterli in un circuito legale e quindi rimetterli in mano alla collettività.